Firenze. È un giorno molto importante che dice che non ci sono cittadini di Serie B, non ci sono utenti delle ferrovie di Serie B. Abbiamo fatto un lavoro con la Regione molto importante in questo anno e mezzo, adesso arrivano le risorse, arrivano i lavori. Si elettrifica la linea, fino a Isernia e anche poi fino a Campobasso, abbiamo messo le risorse, si velocizza la linea, si mettono le risorse per il raddoppio della Termoli-Lesina, cioè centinaia di milioni di euro, per fare in modo che questa terra abbia un'opportunità di sviluppo con collegamenti più dignitosi e più frequenti. Insieme a questo abbiamo messo le risorse per il rinnovo dei mezzi rotabili, abbiamo cominciato, è arrivato il primo treno, ne arriveranno altri, quindi abbiamo fatto una svolta, è la cosiddetta cura del ferro che abbiamo messo in campo insieme alle regioni per fare in modo che il trasporto regionale fosse sempre più un trasporto dignitoso. Per troppe decine di anni questo trasporto è stato la Cenerentola dell'Italia e invece deve diventare un trasporto con uguale dignità rispetto agli altri. Senta, nel 2018 si vota le regionali Molise, sarà... Ma io non voto però, io decidono i molisani, io non voto. Sapete che io non voto, vero? Poteva anche in qualche modo. Ma io non voto, quindi non gli faccio i migliori auguri. Io ho lavorato con Paolo molto bene, ma faccio i migliori auguri ai molisani. C'è cosa pensa di Ruta, che da iscritto del PD tenta di trovare un'alternativa a Frattura? Non mi chiedete della politica locale. Ministro. Degli altissimi e stimatissimi esponenti politici qui in Molise, parlate con loro. E della politica nazionale dei migranti? Della politica nazionale non parliamo perché oggi sono totalmente molisano, escluso il diritto di voto. No, gli attentati sono sempre ovviamente un elemento di grandissima preoccupazione perché vanno a colpire popolazioni innocenti, quindi bisogna dare solidarietà a coloro che ne sono colpiti e bisogna condannare con viva forza. Il terrorismo non ha niente, i terroristi hanno niente a che fare né con la religione né con altri principi, sono semplicemente persone criminali che danneggiano la società. Infatti abbiamo rafforzato le misure sempre, come sapete, quindi l'Italia da questo punto di vista sta cercando di fare tutto il possibile, anche i controlli sui trasporti sono molto, molto intensi, come sapete. Grazie. L'impressione del viaggio verso Isernia rispetto ad altri viaggi che ha fatto precedentemente? Beh, io ho avuto la fortuna di usare il nuovo treno, quindi è stato comodissimo e soprattutto sono rimasto molto molto impressionato, lo dico da amante della montagna, dei paesaggi del Molise, quindi dirò anche agli amici del nord che il Molise è una terra che merita di essere vista. E al corrente dei pesanti può succedere, insomma. È al corrente dei pesanti disagi degli utenti sulla tratta Roma-Campobasso. Ne abbiamo parlato più volte. Il amministratore delegato Rete Ferrovie Italia, una giornata importante di segna, si proseguirà a Termoli un accordo con RFI importante. Sì, beh, l'accordo che abbiamo firmato oggi è molto importante per RFI, ma soprattutto per la Regione Molise. Oggi abbiamo certificato quello che già sappiamo, cioè la disponibilità di 30 milioni di euro per la elettrificazione da Roccaravindola a Isernia e per la velocizzazione del binario da Roccaravindola fino a Boiano. Nel protocollo che abbiamo firmato oggi c'è anche l'impegno a reperire finanziamenti per proseguire con l'elettrificazione e la velocizzazione fino a Campobasso, in modo tale da rendere la relazione Campobasso-Roma o Campobasso-Napoli omogenea dal punto di vista tecnologico. Parliamo infatti di tratte importanti e di disagi notevoli negli ultimi tempi. Il 20 bis come lo affrontiamo ora? In effetti da Roma parte un trenino su un... Il problema dei binari di Roma Termini è un problema che va affrontato in termini generali, perché è evidente che quel treno che viene in Molise parte da una situazione, diciamo, non propriamente comoda rispetto alla stazione, però alla stazione di Roma Termini arrivano centinaia di treni al giorno e li dobbiamo sistemare secondo la lunghezza, cioè i treni molto lunghi richiedono i marciapiedi lunghi e i treni più corti si cerca di sistemarli dove i marciapiedi sono più corti, quindi è molto tecnica la risposta. Se noi portassimo dei treni molto corti in testa alla stazione bruceremmo lo spazio per i treni più lunghi e questa è un pochino l'esigenza. Adesso ci studieremo, ho capito che è un problema molto sentito e quindi, siccome, ripeto, compete a RFI la risoluzione di questi problemi, da oggi mi faccio carico e vediamo di trovare
la migliore soluzione possibile. Gentile, un'ultima domanda la lasciamo. Per quanto riguarda i fondi stanziati, 30 milioni di euro per Isernia, ma si parla di cifre importanti anche per il Molise. Si prevede anche un'integrazione in futuro qualora non bastassero? Si prevede anche un'integrazione in futuro delle somme e dei fondi stanziabili qualora non bastassero? No, beh, sì, certo, in che senso? Abbiamo detto che 30 milioni sono per questa prima fase. L'integrazione, che noi stimiamo di circa 40 milioni per arrivare fino a Campobasso, sono già previsti nel contratto di programma del prossimo quinquennio. Quindi, e poi l'impegno veramente grande è sulla linea adriatica, il completamento del raddoppio da Lesina fino a Termoli, che è un progetto da 700 milioni. Milioni di euro, quindi di ben altra dimensione. Poi ovviamente ci sono tante, noi facciamo tante attività magari che non sono definibili con un titolo di progetto, ma in ogni caso noi ogni anno sulle nostre linee interveniamo continuamente con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sono quegli interventi che fanno sì che poi le linee possano essere utilizzate in assoluta sicurezza.